Oh ragazzi, è il momento di parlare dell'evento Microsoft. Attesissimo, l'abbiamo visto insieme. Alla fine com'è stato e che cosa c'è stato? Ne parliamo dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, abbiamo finito poco fa di vedere insieme l'evento Microsoft, ovvero l'Xbox e Bethesda Games Showcase, che c'è stato insomma questa domenica, e quindi sto facendo un video circa meno quasi a caldo, ma siccome qualche ora è passata effettivamente posso dire che ci ho riflettuto un po' e ho raccolto le idee, d'accordo? Ci sono un po' di cose da dire riguardo a questo evento che abbiamo visto insieme in live su Twitch, e se volete lo potete recuperare sul secondo canale YouTube. Non so se mentre questo video andrà online sarà già disponibile, però se non lo è, insomma, lo potete anche recuperare online, voglio dire. Niente di più facile. Allora, c'era molta attesa per questo evento, perché è stato percepito da moltissime persone come l'evento principale della stagione degli eventi, in mancanza delle E3, ed essendo un po' saltate le regole che ci hanno abituato a questa stagione degli eventi, le persone sono andate un po' a istinto, e devo dire che la maggior parte hanno individuato nell'evento Microsoft l'evento più grande, e non tanto nel Summer Game Fest, il che è curioso, d'accordo? Però, a torto o a ragione, mi sento di poter dire che così un po' è stato. Questo ovviamente ha creato delle aspettative abbastanza alte, che a questo giro però io ritengo motivate, perché Microsoft arrivava da un periodo in cui, in tutta la prima metà del 2022, acquisizione di Activision Blizzard a parte, ok? Io dicevo proprio lato giochi, non ha fatto uscire delle cose di grande spessore o di grande peso. Oltretutto c'è stato purtroppo il rinvio di Redfall e di Starfield, soprattutto, il che ha lasciato il panorama videoludico di casa Microsoft un po' sguarnito per il 2022. Però attenzione, per sguarnito non intendo che non escono giochi, come appunto l'evento ha dimostrato, ne escono e come. Però è lecito dire che il focus è più sul 2023, ok? Ma anche di questo ne parleremo e adesso ci arriviamo. Quindi, le aspettative erano alte e io stesso ero uno di quelli che riteneva che Microsoft avrebbe dovuto fare un evento molto convincente. E vi devo sinceramente dire che l'evento è stato convincente. Parliamone un po' meglio di questo. È stato un evento che ha rispettato in parte, insomma, in buona parte, le aspettative che avevo. Ed erano alte. Quindi, di fronte a questa formula, io ritengo che sia stato un evento convincente, proprio perché Microsoft ha offerto tanti prodotti, una lunga serie di giochi in uscita, ma l'ha fatto con una formula che credo che sia stata adeguata sia come tempi che come modalità. E la prima cosa di cui voglio parlare è proprio questa. Questo evento ha avuto un focus particolare sui gameplay, già preannunciato questo, che è stata secondo me un'ottima idea, perché molti eventi Microsoft sono stati percepiti come un po' vaghi. Ok, vagonate di titoli, ma tanti trailer, poco gameplay, venivano mostrati tanti giochi, ma i giocatori non avevano la visione di quello che avrebbero poi giocato. Quindi, bene. Ma non è tanto stato questo, secondo me, la cosa vincente. È stata la scelta di mostrare soltanto i giochi in uscita nei successivi 12 mesi, il che si traduce in giochi che vedremo da ora a giugno del 2023. E quindi sapere che tutto ciò che nell'evento è stato mostrato l'avremmo potuto vedere nei prossimi 12 mesi ha contribuito molto, secondo me, a dare l'idea di un evento molto concreto, che era esattamente l'intenzione di Microsoft. E secondo me questa cosa è riuscita piuttosto bene. Io ho avuto l'impressione di aver, insomma, ricevuto delle informazioni su giochi che avrei visto nell'immediato futuro, non chissà quando. Parlo dell'immediato, certo. Parliamoci chiaro, ragazzi. Lo sappiamo come funziona, giusto? Molti di questi probabilmente saranno rinviati lo stesso, perché è così che va il mondo videoludico moderno, ma questa è una cosa a parte. Quindi, e mentre vi dico, insomma, che li vedremo nei prossimi 12 mesi, io sto parlando di informazioni ufficiali, quindi può essere che da qui ai prossimi mesi qualcuno, ops, verrà rimandato ancora, e che alla fine così non sarà. Ma parliamo di quello che è stato fatto, ok?
Io ho fatto il recap nelle news, ragazzi, quindi se volete il recap di tutti i giochi presentati, andate nella puntata delle news pubblicata alle 7 di mattina di oggi per vedere la lista completa, l'ho fatta proprio nel dettaglio, d'accordo? Ho parlato dei singoli giochi. Qui voglio parlare dell'evento, facendo un accenno a un po' di giochi che sono stati presentati. E questa è stata comunque una presentazione in cui sono mancate delle cose, non ci sono stati chissà quali roboanti sorprese, ma un po' di sorprese ci sono state. E quindi accanto alla concretezza abbiamo avuto una, diciamo, un certo quantitativo di sorpresa, più o meno, ma abbiamo anche avuto un qualcosa che molti non si aspettavano, o che magari speravano, o che magari, cioè, o di cui c'era stato un rumor anche consistente, ma non si sapeva se ci sarebbe stato veramente. Questo è stato un evento in cui sono state confermate anche molte cose che erano state, diciamo, oggetto di rumor o che erano nelle aspettative dei giocatori. Partiamo ovviamente con i due incriminati, ovvero Redfall e Starfield. Starfield, vi dico semplicemente questo, è stato presentato, è stato mostrato molto gameplay e quindi, dopo che non avevamo visto assolutamente niente, se non un teaserino iniziale da cui si capiva poco o nulla se non l'idea di spazio, un trailer successivo in cui si mostrava un po' il comparto tecnico e lo stile, ci siamo fatti qualche altra idea, un po' di artwork, un po' di diciamo di discorsi degli sviluppatori, però non l'avevamo visto in azione. Ora l'abbiamo visto in azione. Non ne parlerò tanto qui però perché voglio fare un altro vlog dedicato a Starfield perché c'è davvero tanto da dire soltanto su questo titolo qua. Quindi insomma, Starfield è stato mostrato e quindi a livello di evento, a livello di concretezza gli sono stati dedicati gli interi 15 minuti finali, quindi questo c'è, ok? C'è stato, esattamente come molti si aspettavano, molti desideravano e da certi punti di vista Microsoft era tenuta a fare. Dopo un rinvio c'era questo disperato bisogno di concretezza su questo titolo perché molti avevano iniziato un po' a spaventarsi, me compreso, anche per i report che arrivavano su questo titolo, d'accordo? Ma al di là di Starfield, Redfall è stato mostrato proprio in apertura, secco. Il primo gioco mostrato è stato proprio quello e insomma è stata una bella mossa secondo me. Subito in apertura così abbiamo visto un po' di gameplay e vabbè, ci siamo fatti un'idea ulteriore del gioco. Poi sono stati mostrati tanti giochi, tra cui alcuni inaspettati come la presenza di, cioè l'arrivo di Persona su Game Pass, l'arrivo dei giochi Riot su Game Pass con dei vantaggi aggiuntivi e quindi con tante cose sbloccate per chi è appartenente, insomma, è abbonato al Game Pass. Completamente inaspettato, soprattutto diciamo alla luce del fatto che Microsoft ora possiede Blizzard, la storica, tra virgolette, rivale almeno di Riot nell'ultimo periodo, mi ha fatto un po' specie, devo dire che è una novità per l'industria, questa qua c'è una news abbastanza bomba, ma poi soprattutto c'è stata la presenza di Hideo Kojima. Cosa su cui si era rumoreggiato parecchio, anche con cognizione di causa, per esempio il solito Tom Henderson, di cui ormai più o meno ci fidiamo, aveva detto che ci sarebbe stato, e infatti c'è stato. Per carità, non abbiamo visto niente del prossimo gioco di Kojima, ma c'è stato un suo messaggio specifico in cui ha detto chiaramente che sì, è in partnership con Microsoft, sì, verrà sviluppato un nuovo gioco, sì, sarà dell'universo Microsoft e utilizzerà una nuova tecnologia cloud. Da qui speculazioni su quello che sarà questo gioco, ma bisogna un po' capire effettivamente se è il vociferato nuovo horror oppure un'altra cosa ancora, perché effettivamente ci sono gli elementi per pensarlo, ma la presenza di Kojima è stata una cosa che, sì, c'erano i rumor, ma ha fatto effetto, d'accordo? Dopodiché, ragazzi, i giochi sono stati veramente tanti, il ritmo è stato buono, ci sono stati tanti giochi, ecco la presenza di Blizzard di cui abbiamo parlato prima, effettivamente, è stata mostrata la data di Overwatch 2, finalmente, con un sacco di se e ma, devo dire, ma è stata mostrata. Diablo 4 è stato mostrato non con una data precisa ma con una finestra di lancio perché è 2023 e quindi essendo, vi ripeto questa cosa, che è stata molto comoda tra virgolette, tutti i giochi presentati usciranno nei prossimi 12 mesi e quindi, stando così le cose, Diablo 4 uscirà nella prima metà del 2023 e l'abbiamo saputo all'evento Microsoft. E poi tanti,
tanti giochi che si sono susseguiti, molti dei quali dei progetti un po' più piccoli, ma assolutamente, diciamo, congeniali alla natura del Game Pass, che consiste, perlomeno per adesso, di un po' di AAA, con una notevole mancanza del 2022, ma l'abbiamo già detto, ed è una cosa sentita dai giocatori, d'accordo? Ma comunque, i giochi che vedranno la luce più che altro nel 2023, adesso ne parliamo come ultimo punto, arriveranno un po' anche nel 2022, quindi Microsoft ha fatto tutto quello che era in suo potere per far capire ai giocatori che sì, è un momento un po' così, ma guardate che arriva la roba, arriva. Ora, parliamo un secondo del 2023 e anche in prospettiva di come sta funzionando la macchina Microsoft. Cominciamo dalla prima cosa. Il focus, devo dire questo, prendetela come lato negativo se volete, io non lo vedo necessariamente così, ma è un fatto, molti dei giochi, cioè una parte consistente, arriverà nel 2023. Mi viene da dire quasi la maggioranza dei giochi presentati, che pur sono stati tanti. Il che vuol dire che il focus di Microsoft chiaramente non è il 2022. Non ci voleva la scienza, perché effettivamente ce ne eravamo già accorti con i rinvii che ci sono stati e con tutti i discorsi che ne hanno che hanno fatto seguito a questo rinvio, ma anche a tante altre dichiarazioni, ma qui ne abbiamo di fatto una conferma, no? Dobbiamo aspettarci un 2022 rispetto ad altre case videoludiche un po' più vuotino per quanto riguarda l'universo Microsoft, ma nel 2023 è già annunciata un sacco di roba al netto di rinvii, va bene, ne abbiamo già parlato, d'accordo? Quindi sì, indubbiamente il focus è un po' più tendente al 2023. Anche se nel 2022 non è che non ci sia assolutamente niente, sia chiaro. Poi, la macchina Microsoft. Allo stato attuale, anche se ci sono stati degli annunci di Blizzard, per esempio, l'ultima acquisizione, quella pesantissima, quella di Activision Blizzard King, ancora non ne abbiamo visto il peso nella macchina Microsoft. Ed è assolutamente normale questo, perché l'acquisizione non è ancora legalmente completata. Quando lo sarà, inizierà a funzionare questa macchina. Ma ci vorrà un po', d'accordo? Così come ci vorrà un po' ancora per la macchina acquisizione di Bethesda. E questa invece c'è stata da un po' più di tempo. Adesso l'evento si chiama Xbox e Bethesda Showcase. Il prossimo probabilmente si chiamerà Xbox, Bethesda, Activision, Blizzard, King Showcase, un po' lungo come nome, non so se lo cambieranno, forse sarà Microsoft Showcase o qualcosa del genere, non lo so come cambierà, ma se questa cosa era vera per Activision, Blizzard, King, sicuramente, purtroppo è noto che è un po' vera anche per i giochi di Bethesda, perché Starfield dovrebbe essere il primo grosso a uscire sotto l'egida di Microsoft, ma pure quello è un po' borderline, di fatto è stato sviluppato in gran parte con Bethesda ancora fuori dall'universo Microsoft, probabilmente ha ricevuto un influsso della nuova acquisizione, cioè della nuova storia sotto Microsoft di Bethesda, ma il massimo che si possa dire è che è un prodotto a cavallo. E quindi dobbiamo ancora vedere i frutti veri degli studi acquisiti dall'acquisizione di ZeniMax, quindi Bethesda, ID Software, Machine Games, eccetera, eccetera, tanta roba. Si vociferava che ci fosse, per esempio, Indiana Jones, e questo non c'è stato. Avowed ancora non c'è stato. Fable non c'è stato. Quindi il fatto è che non la sto vedendo come un'assenza dall'evento. È una mia personale analisi della macchina Microsoft che, sinceramente ragazzi, io credo che debba ancora carburare per davvero. Io credo che questo 2022 così, tra virgolette, vuoto, sia il segno che Microsoft sta creando una macchina gigantesca che ha bisogno di tempo per funzionare. Gli studi sotto il nuovo controllo devono ancora fare veramente il loro lavoro con la nuova, tra virgolette, dirigenza. Anche al lato amministrativo, Microsoft e la divisione gaming è stata riorganizzata completamente, intendo anche a livello burocratico. E quindi io da questo evento ho tratto anche un'altra cosa, che Microsoft ancora non è pronta per andare a piena velocità. E io credo che ancora ci vorrà un po'. Non so se neanche l'evento che ci sarà nel 2023 sarà a piena velocità, perché magari Bethesda e tutto quell'ambiente sarà arrivato un po' a regime,
ma Activision Blizzard sarà appena entrata nella famiglia. L'idea che mi sono fatto è che per vedere la vera potenzialità della visione di Microsoft, qua dovremo aspettare ancora un bel po'. E quindi, se vogliamo, è la nota negativa di tutto questo. È che Microsoft sta creando questo suo impero, ma per vederne veramente le potenzialità, io credo che dovremmo aspettare ancora un po'. Ed è il contro di aver acquisito così tanto, di aver acquisito così in fretta, con una visione così grande, di così ampio respiro. Adesso ci vogliono tanti sforzi per mantenere una visione unitaria, per fornire dei prodotti e farlo a un vero ritmo, consistente e, diciamo, coerente, d'accordo? Mentre Sony, per esempio, è una macchina che si può dire che sia veramente collaudata e va per fasi, no? Certo, anche Sony con le sue acquisizioni, ci mancherebbe altro. Anche per Sony dovranno andare a regime tante cose, ma vedo la macchina di Sony, per esempio, più oliata, la macchina di Nintendo ancora di più, mentre la macchina di Microsoft è appena terminata la costruzione della prima fase e ancora deve terminare la costruzione della successiva fase, quella dell'acquisizione di Activision, Blizzard, eccetera, e chissà di cos'altro a sto punto, e poi si inizierà a partire. E sarà una curva questa cosa qui. Io temo che ancora manchi del tempo, d'accordo? Questa è la mia analisi dell'evento, ragazzi. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Certo, ho fatto un'analisi anche un po' di più ampio respiro, perché ho voluto farla, mi sentivo di farla, perché credo che fosse nell'aria un po' la necessità da parte dei giocatori di capire a che punto siamo con l'universo Microsoft. E anche se non siamo però in una fase ancora convincente, posso sinceramente dire che è stato un buon evento, i giochi ci sono, ma io credo che sia soltanto un assaggio di quello che vedremo nel futuro. E che ovviamente questo futuro però richiede costanza, richiede tanto lavoro. Andrà bene? Non lo so, bisognerà vederlo. Io mi sento moderatamente fiducioso al riguardo, ma ovviamente qualcuno potrebbe essere più perplesso e ci sta tutto. Bene. Fatemi sapere che cosa ne pensate dell'evento, che cosa pensate della strategia di Microsoft, che cosa pensate di questo video, fatemi sapere un po' le vostre opinioni qui sotto nella sezione commenti. D'accordo, ragazzi? Grazie mille come sempre per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon o Instant Gaming o il link a Patreon e infine il link alla playlist con tutti quanti i miei vlog. D'accordo, ragazzi? A presto!